Benvenuti a lezioni di sostenibilità. Oggi parleremo del pallet EUR-EPAL e della ricerca sull'impatto ambientale del suo ciclo di vita. Cos'è il pallet EUR-EPAL? Gli EUR-EPAL sono pallet standardizzati prodotti in aziende certificate attraverso un processo industriale qualitativo. Tutte le componenti di un pallet EUR-EPAL devono soddisfare degli standard prestabiliti che ne garantiscono qualità e sicurezza, certificate dalla speciale graffa di controllo. Da 50 anni sul mercato, gli EUR-EPAL sono i pallet più diffusi al mondo. Solo nel 2010 sono stati complessivamente prodotti circa 67 milioni di pallet EUR-EPAL e ne sono stati riparati circa 23 milioni da una rete complessiva di 425 produttori e 1046 riparatori. Sempre nello stesso anno, solo in Italia, ne sono stati prodotti 6 milioni di pezzi e riparati più di 3 milioni. Una curiosità: 66 milioni di pallet allineati sul lato di 1200 mm hanno una lunghezza di 79.200 km, pari a circa due volte il giro del mondo. Chi ha commissionato la ricerca? La ricerca è stata voluta dal Comitato Tecnico EPAL di Conlegno, con il supporto di EPAL e di Asso Imballaggi Federlegno Arredo, per misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita del pallet EUR-EPAL. Lo studio è stato condotto dal Politecnico di Milano, Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta, secondo le norme ISO 14040 e ISO 14044. Con quali obiettivi? Per valutare in maniera chiara, oggettiva e verificabile l'ecocompatibilità del pallet EUR-EPAL nella prospettiva dalla culla alla culla, sia in termini di emissioni di gas serra con il Global Warming Potential, sia considerando un ecoindicatore multicategoria, l'Eco Indicator 99. Il pallet EUR-EPAL è ecocompatibile? La ricerca ha stabilito che l'intera vita del pallet EUR-EPAL contribuisce a mitigare l'effetto serra, poiché ogni singolo pallet sottrae all'atmosfera una quantità totale di 18,4 kg di CO2 equivalente. Questo vuol dire che solo nel 2010 sono state sottratte all'atmosfera quasi 1.300.000 tonnellate di CO2 equivalente, pari alle emissioni di anidride carbonica di tutte le abitazioni della città di Roma. Il pallet in legno e il pallet in plastica. Chi ha il più basso impatto ambientale? Uno studio pubblicato di recente dalla Pennsylvania State University ha confermato risultati molto favorevoli per il pallet in legno in termini di emissioni di CO2 equivalente. L'impatto ambientale di un pallet in legno risulta ben 5 volte inferiore rispetto a quello di un pallet in plastica. Spero sia stato tutto chiaro, ma se volete approfondire l'argomento consultate il sito www.conlegno.org.